appena finito di posare insieme al suo attore, al suo Luke Castle, Alessio Di Gosma. Una bella emozione girare, dirigere un attore di così tanta esperienza. È un'emozione unica. Siamo stati un po' a ragionare, dopo che avevo scritto la sceneggiatura, su quale attore potesse interpretare questo ruolo, no? Perché poi gli attori, comunque, cercavo un attore molto anziano, perché mi avevano fatto dei nomi, la produzione, eccetera. E a un certo punto è uscito fuori il nome di Luke Castle e io ho detto, sì, vabbè, mo facciamo venire Luke Castle, non esageriamo. E invece, grazie alla produzione, siamo riusciti a farlo venire da Parigi. Ed è stata un'emozione unica. La scena della danza finale l'abbiamo fatta circa 9 volte, perché era tutto un piano sequenza abbastanza difficile sia per gli operatori, che comunque tenevano la camera, che per lui, che doveva danzare così tra le tombe. E io andavo da lui a fine di ogni ciacca e dicevo: lui, ma sei stanco, ci vogliamo fermare qui, cerco di tirarla fuori magari al montaggio. E lui mi diceva: no, finché tu non sei contento andiamo avanti. E questo per me è stata veramente un'emozione. Alla fine delle riprese ha preso il ciak e dietro mi ha scritto: sei stata una bella sorpresa. E qualcosa da ricordare per tutta la vita. Ho tenuto il ciak, lo tengo lì, il cimelio appoggiato sulla mensola che terrò per tutta la vita, perché è un'emozione unica. Dirige un attore che ha all'attivo più di 100 film, più di 110 film, che ha lavorato con i grandi del cinema, non solo italiano, ha lavorato in tutto il mondo. Ogni tanto gli nomino qualche paese del mondo, lui mi dice: sì, lì ci ho fatto un film. E quindi averlo diretto così, da giovane regista, per me è una fortuna e un onore, e ne sono felicissimo. E non possono che arrivare i premi. Senti, tornando al film, in un mondo così fuggevole, pronunciare per sempre è un po' anacronistico o è una sfida? È una sfida, perché io sono un inguaribile romantico, come... E mi piace parlare dell'amore, e come anche in altre opere ho fatto, sento molto il tema degli anziani e della solitudine che vivono. Parlavo proprio stamattina che forse una delle paure più grandi è pensare appunto alla vecchiaia, no? E quindi sento il dovere morale di raccontarla in tutte le sue parti, dalla solitudine all'amore. Nel 2015 presi un premio qui al Safiter in un corto che avevo fatto, che raccontava la storia di due anziani che si sposavano, innamoravano e sposavano dentro una casa di riposo. Sono tornato qui a Fasano dopo 5 anni ancora a parlare d'amore, ancora con un anziano protagonista. Quella volta era Renato Scarpa, un altro grandissimo attore, e adesso è Luke Castle. Quindi sì, un tema che sento e sono felice di averlo raccontato in questo modo, di esserci riuscito. Non aspettiamo però altri 5 anni per rivederci, alla prossima. Speriamo già il prossimo anno di tornare qui. Grazie. Grazie a voi. Una straordinaria presenza qui al Safiter, quella di Luke Castle, che dopo aver girato con grandi registi del cinema si è anche donato a un giovane regista per questo cortometraggio. Com'è stato? È stata una sorpresa, soprattutto perché, sai, uno dice: adesso giro un altro giovane, e poi in qualche modo non si trasforma in qualcosa di bello. Invece questa volta è stata veramente una bella sorpresa, tutto, insomma, come lui ha girato, come è stato anche il tempo nel girare, il timing, il cosiddetto timing, quasi stavamo andando via, all'ultimo momento siamo andati a girare sulla tomba, insomma, queste cose mi piacciono, che vengono all'improvviso. Beh, questo comunque è bello che si aiutano anche i giovani in questa maniera. Luke Castle, la vita di Luke Castle è stata una vita intensa, molto particolare, molto intensa, è stata raccontata in un documentario. Ha accettato subito l'idea di far parlare di sé in questo documentario? Sì, perché quando me l'hanno chiesto in Italia e non in Francia, perché io sto in Francia dagli anni 90 ormai, quindi, però quando hanno chiesto un'intervista di farlo in Italia, ovviamente mi viene tutto il passato, presente, futuro, quello che vogliamo, perché c'è tutta questa carica. Infatti è avvenuto così, è stato molto intenso, una settimana di riprese nei luoghi tipici di Pasolignani. Il regista, eravamo in un rapporto di 8 anni per essere quasi pronti a far scattare questa settimana
di un girovagare, una specie di cercarsi durante e recitare, improvvisare durante parlando di quello che penso veramente. È eccezionale, non mi è mai successo, quindi più che così non potevo desiderare, insomma. Allora, invece, un giudizio per concludere su questo festival, su questo modo di portare il cinema tra la gente. Sì, scherzosamente dicevo a Romeo che il tuo festival è più bello perché fra Bari e l'altra città più al sud, più al nord, Lecce. Mi piace questo. Grazie allora, sì. Lucaster. Prego. Grazie.